Carissimi amici, buongiorno ancora e benvenuti a questa nostra bella riflessione sopra la gioia di pregare. Bene, oggi però dobbiamo affrontare alcune difficoltà o diremo quasi quasi obiezioni alla preghiera stessa. E la prima difficoltà naturalmente è la distrazione oppure la preoccupazione. Voi sapete che quando la nostra mente sta occupata o per le distrazioni o per le preoccupazioni, la nostra mente non è libera di poter andare a Dio, di ascoltare il Signore. Perché noi come uomini possiamo ascoltare solo una persona alla volta. Sì, Dio può ascoltare anche un milione di persone allo stesso tempo, invece noi per la nostra forma umana possiamo solamente ascoltare una voce alla volta. E allora, quando noi abbiamo la nostra mente che è già occupata o sta ascoltando altre voci, non può ascoltare la voce di Dio. Quindi le distrazioni sono, diremo, un ostacolo, cioè un problema. E purtroppo il caro nostro demonietto sempre cerca di mettere queste distrazioni appena cominciamo a pregare. Sembra quasi impossibile che appena uno si mette a pregare oppure va in chiesa, subito la mente incomincia a girare. La pazza che va in giro per il mondo e non ci permette appunto di concentrarci e di ascoltare il Signore. Ecco, le distrazioni sono direi pane quotidiano, perché ogni giorno quasi noi, quando andiamo a pregare, dobbiamo affrontare queste distrazioni, perché la nostra mente è un po', come diremo prima, la pazzerella che va in giro per tutto il mondo e quindi per noi è un po' difficile a volte controllare o fermare questa nostra pazzerella dentro a una certa attenzione verso il Signore. Quindi le distrazioni sono normali, Certo non dobbiamo dare adito a queste distrazioni, però non dobbiamo neanche meravigliarci se queste distrazioni vengono, perché è parte della nostra natura, direi. La seconda difficoltà sono le preoccupazioni e questo è un po' più, diremo, profondo. Perché? Perché le preoccupazioni sono dentro il nostro cuore e quindi quando il nostro cuore è già ferito oppure preoccupato di certe cose che ci interessano nella vita, è naturalmente il nostro cuore non può amare, rivolgersi verso il Signore. Ancora una volta, noi come persone umane possiamo amare una persona alla volta. E quindi se il nostro cuore sta già rivolto verso alcune persone che ci hanno ferito, oppure alcune persone della nostra famiglia che stanno male, ecco allora il nostro cuore è già pieno, direi, di questi desideri, di queste preoccupazioni. E quindi è difficile per il nostro cuore aprirsi verso l'amore di Dio. Ecco allora, voi vedete che sia le distrazioni come le preoccupazioni sono difficoltà. E se voi prendete magari qualsiasi libro di spiritualità, anche per esempio San Ignazio di Loyola, dice subito, si parla della composizione di luogo, cioè mettersi nel luogo presente. Invece di pensare tante cose, invece di preoccuparci di tanti problemi, metterci lì di fronte al Signore, la composizione di luogo, cioè ritirare la nostra mente e aprire il nostro cuore perché possiamo così metterci in contatto, in dialogo con il Signore. Ecco, queste sono le prime due, direi, difficoltà. Poi arrivano anche altre difficoltà e potremmo chiamare l'aridità o le prove della preghiera.
l'aridità. Queste sono veramente prove che il Signore permette. Perché? Perché vuole che noi andiamo più profondamente. Quando voi vedete le onde del mare in superficie, potrebbero essere anche molto mosse. Se però voi andate un po' più giù nell'acqua, non ci sono più le onde del mare. L'acqua è tranquilla. Ecco, allora l'aridità fa proprio questo scopo, questo lavoro, di farci andare più profondamente. Vi ricordate Gesù nel Vangelo disse a Pietro: getta le reti a largo, più profonde. Ecco, allora le aridità, diremo, sono utili. Perché? Perché prima di tutto ci forzano a andare più in profondità nella nostra preghiera. E questo è un vantaggio. Perché? Perché questo ci aiuta ad avere un altro livello di preghiera, un livello più personale, più profondo. Ecco, quindi quando abbiamo questi momenti di aridità, non dobbiamo scoraggiarsi, anzi dobbiamo pensare che il Signore ci sta chiamando a fare un altro passo nella nostra relazione con Lui, nella nostra preghiera. Ecco, quindi le aridità, qualche volta persone vengono e dicono: ah, padre, io non prego più perché non ci cavo niente, non riesco a trarci niente di buono dalla preghiera. No, no. Dovete continuare, dobbiamo continuare. Perché? Perché il Signore ci sta togliendo, diremo, la gioia della preghiera nel primo livello, perché così noi cerchiamo nel secondo livello. Ecco, quindi l'aridità è una prova benefica, è una prova buona, però noi dobbiamo essere fedeli. Perché se uno smette di pregare perché sta passando l'aridità, perde tutto. Invece noi, rimanendo fedeli alla preghiera, poco a poco ci rendiamo conto che il Signore ci sta guidando ad una relazione più profonda nella nostra preghiera. Infine, dice lo scoraggiamento. Quante volte le persone dicono: no, padre, ho pregato tanto, il Signore non mi ascolta, allora basta, non voglio più pregare. Ecco, lo scoraggiamento è l'arma più sottile che il demonio usa contro di noi, contro la preghiera. Perché? Perché dice: tanto anche se preghi non ricevi niente, quindi perché pregare? Ecco, lo scoraggiamento è, diremo, come io lo penserei, come una ruota flat tire, una ruota bucata, quindi che ti ferma, ti blocca. Ecco, allora invece noi dobbiamo rimetterci l'aria in questa ruota, dobbiamo metterci lo spirito di nuovo e soprattutto dobbiamo mantenere la costanza. Ecco, Gesù molte volte ha parlato nel Vangelo di continuare a pregare, anche quando non vediamo niente, anche quando non riceviamo niente. Perché è la costanza che ci mantiene in collegamento con il Signore. Allora, se siamo in relazione con il Signore prima o dopo arriva. Ma se noi chiudiamo la porta o tagliamo ogni relazione con Lui, allora Lui non può mai arrivare al nostro cuore. La costanza nella preghiera è fondamentale. E vi dico anch'io come esperienza, quante volte dico il breviario senza nessun trasporto di fede o di amore, però bisogna continuare a dirlo ogni giorno, questo che la Chiesa ci chiede. E la nostra preghiera dobbiamo farle ogni giorno, non un giorno: ah, oggi non ho tempo, ah, oggi non mi sento di pregare, ah, tanto non vale la pena. No, queste sono tutte tentazioni del demonio. Invece a noi resta essere fedeli. Perché? Perché Dio è fedele. Dio è fedele con noi e quindi anche noi dobbiamo essere fedeli con Lui. Bene, queste sono, diremo, le difficoltà della preghiera. Continueremo la prossima volta parlando delle obiezioni. Però, ecco, vorrei proprio insistere
le distrazioni e le preoccupazioni sono cose che ci bloccano, che ci chiudono la porta del nostro cuore. Così pure le aridità e le prove dobbiamo superarle perché sono utili alla nostra crescita spirituale. E infine lo scoraggiamento dobbiamo superarlo con la costanza e la fedeltà. Ciao ciao a tutti, ci vedremo la prossima settimana. Bye bye.